Buonasera amici di Formula Italian Team, ben ritrovati per questo ultimo appuntamento sul circuito di Suzuka. Si rideva un po' perché è successo un po' il finimondo, ma andiamo a presentare chi sarà questa sera. Io, la voce, Andrea Lungagnani, in arte di Arlong 2110, le immagini curate dal sempre presente Luca Flaminio. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Stasera abbiamo un direttore di gara che ci ha detto che non si sa, che è il signor Marco Luconi in arte Fitmark 17. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. E abbiamo anche il buon Ernesto Coppola, Mister X. Buonasera a tutti, prove tecniche di impaginazione. Molto bene, intanto siamo sempre in diretta in un mercoledì di Champions, ma è sempre meglio vedere quello che succede in pista nei nostri campionati, nella nostra pre-season. Questa sera andrà in scena la 50%, un miscuglio dei due gruppi A e C corsi nella settimana scorsa, e vediamo solamente 10 piloti perché purtroppo c'è stato un po' di dissenso, di problemini per i piloti partecipanti. Questa sera andiamo a vedere per la prima volta una pilota, Liam Marr 19, che ha già corso in Prime League se non mi sbaglio, quindi quest'anno sarà la sua prima stagione, speriamo, diciamo completa. Invece sì, abbiamo Leopoldo, che lui invece debutta, se non mi sbaglio, Luca. Lui è debutto assoluto, doveva esserci già la scorsa settimana, dove però era impegnato a Parigi. Molto bene, Parigi è sempre Parigi, la città dell'amore, la città della Tour Eiffel. Abbiamo anche Toretto, che anche lui debutta in pre-season e anche qua sul fit. Poi abbiamo dei volti un pochettino più noti in questo momento nelle qualifiche, con Kaisermat che si piazza in pole position virtuale in 1.29.722, Krikkonen che fa 1.34 nel suo secondo passaggio, Di Vampire che ci aveva stupito in positivo la scorsa settimana per quello che aveva fatto vedere nel GP di Spagna. River Marathon, ormai possiamo chiamarlo un veterano del gruppo del nostro forum Formula Italian Team. Sniper Samu, lui l'anno scorso fece da wildcard in Prime League, quindi anche per lui sarà diciamo il debutto per una stagione completa dei nostri campionati. Advance Apple, l'altra pietra miliare tra virgolette di Formula Italian Team. Abbiamo anche Ezio che abbiamo visto nella Summer League e nelle varie social che si sono tenute dalla fine dei campionati fino all'arrivo del gioco nuovo, e anche lui sarà diciamo ai nastri di partenza di questa stagione. Intanto griglia ridotta, ma vado giusto a fare un paio di ringraziamenti a due nuovi follow. Il primo è Bardonecchia, che ci ha lasciato il follow mentre non eravamo in diretta. La seconda è Giovanna Crognale, che per gli amanti del gossip posso dirvi che è la compagna di Leopoldo. Molto bene, molto bene. Quindi anche le dolci metà si uniscono a questo canale. Quindi grazie a tutti. Ovviamente buonasera a tutta quanta la chat. Vi ricordo che sul nostro canale Twitch vi potete abbonare gratuitamente usufruendo del vostro servizio Prime. Quindi voi senza diciamo spendere nessun soldo ci date una mano molto molto importante per tirare avanti tutto quello che vedete alla fine nelle settimane, anche i vari salottini e quant'altro. Quindi continuate così ragazzi, stiamo crescendo molto molto bene. In pista mancano 7 minuti e 7 secondi, andiamo a vedere chi si sta cimentando nel giro veloce. C'è River Marathon che a questo momento è l'Erpin, sfreccia verso la Spoon. Le Spoon, eccole qua, arriva adesso ai 50, un po' largo in entrata di curva, vediamo cosa andrà a far registrare
nel suo ruolino di marcia. C'è anche Sniper Samu che finisce adesso in 1.32.276. No, si lancia in questo momento. Si sta lanciando Vampir, anche il Transepolo. Record nel primo settore 32.5. Toglie 7 decimi dalla sua precedente prestazione, quindi vediamo cosa potrà andare a fare. La River Marathon, anche lui toglie 894 millesimi dal secondo settore, e alla fine ne perde 2 decimini nel terzo, ma toglie comunque 621 millesimi, 1.31.184, il suo tempo che lo farà partire attualmente dalla quarta posizione. Molto vicino anche nel secondo settore per 41 di Kaisermat, arriva un 42 di Vampir. Eh sì, un secondo e 184, 29.5, un secondo e due tolto dal suo precedente passaggio, due decimini deve togliere per andare a impensierire la pole position attuale di Kaisermat in 1.29.313. Andiamo a vedere gli altri, c'è Sniper Samu che non si migliora, è tutto sommato in linea con la sua precedente prestazione in 95 millesimi al primo settore, vediamo se fa un pochettino meglio. Il suo secondo settore arriva adesso, 736 millesimi tolti, quindi arriva in questo momento alla staccata della Casio Triangle, molto tranquillo sui cordoli, e poi va in trazione sul rettilineo del traguardo per far registrare 1.31.348, rimane in quinta posizione. Advan Seppolo invece si è lanciato adesso, quindi andiamo a seguire il suo giro. Si è lanciato anche l'altra Ferrari, quella di Ezio, quindi andremo a seguire in questo loro giro d'attacco allo Snake. Ezio ha appena fatto il tempo. Ezio ha appena fatto il tempo? Sì, c'è. Un primo 33 secondi 522 millesimi. Ah, molto bene, molto bene. Quindi, niente, abbiamo solamente Advan Seppolo che toglie un secondo e mezzo, quindi attenzione al tempo di Advan. Buono il suo tempo al T1. Andiamo a vedere, c'è anche 32.577, record assoluto nel primo settore da parte di Advans. Assolutamente, assolutamente grandissimo tempo nel primo settore di Advans, che arriva adesso alle spun. Un po' larghetto anche lui, però magari sacrifica un po' l'entrata della prima spun per poi dare tutto in trazione, in uscita di curva su questo rettilineo senza DRS, ricordiamo una sola zona DRS in quel di Suzuka. 2 secondi e mezzo tolti da Advans in questo momento al T2. È un grandissimo giro quello che sta intanto povero Paletto, non ne poteva niente, però e infatti va in box. Non ho visto se gli ha annullato il giro, ma non credo, perché mi segnava tutto bene. Sto andando a controllare adesso. Intanto vi ricordo che potete controllare un po' tutti i settori, un po' tutto quello che concerne la gara, la telemetria del gioco, su www.formulaitalianteam.com. Basta registrarvi al nostro sito per accedere al live timing. Elena intanto si migliora, se non vado errato, arrivano due intertempi personali, mentre rientra in box Krikon, è record nel settore centrale, se non vado errato. Passa ora sul traguardo, ma ha trovato il traffico di Elena, incredibile. L'abbiamo visto, ha fatto un buon 44, anche un 32.8, che tutto sommato non è per niente male. Intanto grazie al follow anche per Lame 1024 che lascia anche il suo primo messaggio in chat. Buonasera e buonasera anche a lei. Davide DR chiede se Leopoldo gira con una Fiat 127. Gli amici sono delle brutte bestie a volte. Sono i peggiori. Ovvio. Oh, girato Krikonen che si era rilanciato. Provato a spingere, ma si è girato a Degner. Non so, fa lo stesso alla Degner. Degner, tra l'altro, quest'anno è molto impegnativa. Assolutamente, e il cordolo, diciamo, esterno alla Degner 2 è qualcosa di impossibile da prendere, perché se lo si prende un pochettino troppo con la pancia, è quasi le ruote girano a vuoto. Quindi. Ma anche il cordolo tra Degner 1 e Degner 2 fa lo stesso effetto spanciamento e vedi un tocco aperto.
Assolutamente, quindi ma io personalmente mi sono trovato un pochettino meglio rispetto agli anni scorsi per quello che è la pista, perché mi piace veramente tanto con queste vetture prendere le curve dello Snake, cioè mi sono goduto veramente quello che alla fine è stato il cambio di regolamento, quindi sarà molto molto bello andare a gareggiare su questo genere di circuiti. Andiamo a vedere Kaisermat, credo che non faccia, o si sta lanciando in questo momento oppure ha fatto un errore, perché va a scaldare le gomme il buon Kaisermat, quindi si lancerà il giro successivo. Invece c'è Sniper Samon, che lui farà un giro di riscaldamento. Andiamo a vedere invece Advance Apple, che penso si sia lanciato in questo momento, intanto bandiera già nel secondo settore, Kaisermat che sta rallentando, quindi niente di grave. Prima curva buonissima per Advance Apple, quindi vedremo che giro farà dopo aver abortito il suo secondo giro. C'è Myanmar che si sta migliorando, 4 decimi tolti nel primo. Sì? Arrivata, vediamo il suo crono, perché lì era già passato in 32.5 col suo record. Vediamo, arriva in questo momento Advance. Oh no, si è girato! Oh! No, si è girato la Degner. Proprio anche lì lui. Dove. Stavamo. Dove c'era andato comunque il primo settore. Aveva fatto comunque 32.6 che lo dava viola lo stesso, perché era il giro attualmente il settore più veloce della sessione, non avendo poi concluso il giro precedente, quindi si stava sostanzialmente migliorando dal suo giro che aveva fatto in 1:32.9. Però andiamo a vedere gli altri, c'è sia Sniper Samu che in questo momento sta arrivando alle spoon, c'è il buon D-Vampire che arriva adesso alla Degner, toglie 97 millesimi dal suo primo settore, quindi c'è da seguire anche lui, ma soprattutto Kaisermat in 1:32.4, il record nel primo settore, quindi vediamo, potrà andare a migliorare quella che era il suo giro. Trova una scia di un pilota davanti che è Leopoldo, dando la scia al buon Kaisermat, ma toglie 3 decimi, è sopra di 3 decimi dal suo vecchio settore, dal suo vecchio giro, il buon Kaisermat. Sì, è perché Kaisermat gliela frecciava la luce posteriore di attraverso. Ai. Peccato, ma andiamo a vedere. Vampire sta migliorando. Sta migliorando, 162 millesimi tolti dal secondo settore precedente, 29.484, 86 millesimi tolti, non riesce a impensierire Kaisermat, che a questo punto possiamo dirlo, sì, è in pole position, non mi ricordo, bello che l'ho commentata io, ma credo che no, aveva fatto il terzo tempo nella scorsa settimana in qualifica, quindi si conferma in top 3 il buon Kaisermat, che ha avuto tutto sommato un buon inizio di stagione. Un D-Vampire che continua a confermarsi dopo quanto di buono ha fatto vedere anche sul passo in Spagna, quindi arrivano le prime tra virgolette certezze dai piloti in pista. Vedremo come si comporterà Advance Apple, che avevamo visto fare settori viola su settori viola, ma purtroppo qualche errorino per lui. Vedremo anche Krikon, che in terza posizione dopo un'annata diciamo con Ferra, che ha visto vincere il titolo anche costruttori l'anno scorso in Prime League con la Mercedes, chissà se ha preso un pochettino più di consapevolezza il pilota della Alpine questa sera. Tra l'altro in chat è molto animata, Lame ci chiede da quanto tempo esistiamo, qua c'è Kubarovi che ovviamente già gli è andato a fornire la risposta. Arruolate solo gente forte? No, ovviamente l'iscrizione è sempre aperta a tutti i piloti, poi ogni pilota in base alle sue possibilità viene inserito nei campionati e viene poi inserito nella categoria più consona a quello che è il suo valore in pista, la sua velocità. E tra l'altro è arrivato subito il buon Mark
il buon Marco Luconi a mettere come ci si iscrive al nostro format, un'aquila, un falco che controllava un po' la situazione in quel della chat. Dico anche che gareggiamo su PlayStation 4, ovviamente non utilizziamo nessun tipo di aiuto, così almeno a tutte le informazioni del caso. Sì. Cosa ci aspettiamo? Scusami, io faccio un saluto al presidente del Real Fit che è fallito. Purtroppo le mozzarelle non arrivavano più dopo questa pandemia, è stato un disastro. Il caseificio Pucciarello non ha più potuto dare i soldi per la causa, quindi è un gran peccato. Grazie comunque al signor Badolato, per chi si fosse perso diciamo l'epopea del Real Fit dopo la conclusione di tutti i campionati su FIFA 22. Dicevo, vi interrompo un po' a tutti. Cosa ci aspettiamo questa sera? Una gara spezzata in due, ti dico. C'è la metà superiore della griglia: Kaiser, Mad Vampir, Krikonen, Samu, River Advance, che sono più in direzione di un posto al sole per la Pro. Per la Sport. Mentre Toretto, Ezio, Ammar, Leopoldo devono far vedere se ci sono stati dei miglioramenti, cosa sapranno fare. Toretto in realtà l'abbiamo visto molto poco, perché ci è stato poi comunicato che c'è stato un problema al volante per il pilota che questa sera veste i panni di casa McLaren, che non gli ha permesso di concludere la qualifica. Vedremo però poi quello che sarà il passo in gara da parte del pilota McLaren. Sarà molto curioso. Leopoldo principalmente questa sera è in pista per accumulare chilometri, quindi cercherà di fare esperienza. Sappiamo che la pre-season serve anche a questo, e non solo, serve anche a trovare il ritmo, a capire dove sono gli altri, a capire quali sono le proprie possibilità, e ti dà la possibilità di metterti in pista e migliorarti, al netto del fatto che questa sera di assenze ce ne sono moltissime, moltissimi piloti, alcuni assenti, alcuni infortunati, alcuni rientranti da un weekend di Monza, quindi rientrati tardi e scarsamente allenati. In ogni caso ci sono ancora gare per questa pre-season che andrà a concludersi alla fine del mese di settembre. Rientrati sotto safety car anche loro, così per dirne una, quindi sì, purtroppo è quello che Kaiser Matt mentre scaldava le gomme. Anche dietro Advance Apple si gira. Ezio, ho visto una Ferrari che si è girata, no, è proprio Advance Apple, anche lui girato, e erano arrivate le squalifiche di Toretto e Leopoldo anche, quindi partiranno purtroppo con gomme fredde. Vedremo quel che ci dirà la sessione di questa sera. Vi ricordo che è l'ultima della settimana, domani invece tornerà a grande richiesta il salottino di riassunto di quello che abbiamo visto questa settimana. Non abbiamo ancora trovato un nome, in realtà un nome ci potrebbe essere ma non lo dico, domani mi raccomando, se volete essere in nostra compagnia, anche domani sera andremo in onda. Le vetture si sono tutte schierate, quindi andiamo a vedere. Parte subito il Gran Premio di Suzuka con Kaisermatt che parte molto molto bene dalla prima casella. Vediamo di Vampire se subito la partenza. Si è ritirato Leopoldo. Si è girato in partenza. No, quest'anno la partenza è un punto veramente veramente strano, perché è difficile riuscire a capire come partire, soprattutto anche quello che diceva ieri sera Lopez, che per chi non se lo fosse perso anche in live, la macchina non ti dà quelle sensazioni subito che la stai perdendo, quindi purtroppo non riuscirà nell'intento che diceva prima Luca a fare un pochettino di chilometri. Tanto purtroppo mi spiace. Marche ci dice che stasera sapremo anche la nuova pista della pre-season, ovvero la pista dove i piloti saranno impegnati la prossima settimana. Toretto, foratura? Oh mamma. L'ala anteriore sul lato destro danneggiata, mentre non è per Simu, le side pod danneggiate.
Successo un parapiglia in partenza, purtroppo, forse dettato anche dal ritiro, oppure forse il ritiro è stato causato dal parapiglia che c'era un pochettino più avanti. Ma di... tanti problemi, si è fermato di nuovo a bordo Pino, non vorrei che abbia ancora problemi con il volante, t'ho detto. Probabile. Purtroppo problemi ancora. Un peccato. Beh, come dicevamo ieri sera, dimmi a maestro. No, per dire, come so che Sniper simula le sidepods danneggiate, tutto compare nel lifetime. Quindi andate a vedere il lifetime. Comunque ti correggo. Ti correggo, Sniper Samu. Vabbè, l'abitudine. Tra l'altro, figurati. È un disastro con questi nomi. Mi ricordo ai tempi della Pro League, Kinkabio, non si sapeva più come chiamarlo, e ci abbiamo tirato su per un'intera stagione. Comunque, andiamo a vedere quello che forse è anche qualche piccolo problema di sincronizzazione, perché io vedo tipo un minuto e 35 secondi, sì, invece poco, dalla live tra poco si dovrebbe allineare anche quello. A volte capita che alcuni distacchi non si allineano subito. Molto bene, molto bene. Quindi andiamo a vedere cosa succede in pista con Kaisermatt, che ha preso un pochettino di metri rispetto a Divan Pier o Divan Park, che dir si voglia, e quindi conduce dopo il secondo giro, sta completando il secondo giro del Gran Premio di Suzuka, sta conducendo su Divan Pier, e dietro c'è anche Krikkonen, anche sta tutto sommato, ma non riesce a tenere purtroppo la corda e il codone di Divan Pier dietro. Anche gommatura per Vampir, foratura? Gommatura, no, gommatura. Ah, ho capito, foratura. Andrea, ci dici a che bar ti sei fermato, per favore. Comunque, giusto per la cronaca, per non farsi manca niente, Toretto ha rotto l'ala posteriore. Ah, questo mi sa che sarà un gran problema. Infatti ho visto la 130 Hz fare una traiettoria peggio che IndyCar. Mi sa che non ce la farà. Purtroppo, allora, se con i sidepod o le pance, diciamo, chiamiamole così, riesci un pochettino a mettere una pezza con la guida, con l'ala posteriore danneggiata, è veramente un disastro. Si è girata Elena sì, nello Snake. Alla seconda dello Snake, è lì un po' la macchina tende a partire, soprattutto anche Krikkonen. Purtroppo lì, ma l'importante è continuare a fare e fare un pochettino di giri per mettere su esperienza e prepararsi al meglio a quello che sarà. Lunghissimo dritto. Mamma. La salvata di un pelo alla seconda Degner, purtroppo, per il pilota questa sera in vesti McLaren. Mamma mia, quest'anno si vede ancora di più lo sporco quando vai sulla ghiaia, perché c'ha la macchina completamente sporca di residui di polvere. Quindi purtroppo speriamo che riesca a metterci una pezza, ma la vedo difficile. Infatti sta facendo anche delle traiettorie non consone, ecco. Là davanti è buono il passo di Kaisermatt, che ha 2 secondi e 2 di vantaggio su di Vampire, e invece Advan Seppel sta arrivando su di Vampire, che ha bombe. Sì, ma il passo di Vampire è normale, perché nell'ultimo giro Kaisermatt ha girato 33.4 con le medie, mentre di Vampire 33.7. Con le hard non è per niente male, quindi vedremo quale sarà lo svolgimento della gara per il pilota in vesti McLaren. Vediamo a questo punto che tutti i piloti non hanno il DRS di chi li precede, quindi potremmo vedere quello che sarà il passo tra virgolette vero dei piloti che stanno correndo questa sera. Questo potrebbe essere un buonissimo riferimento per ovviamente sia capire quale potrebbe essere il passo poi reale quando arriveremo, anche se sarà praticamente tra quasi 6 mesi tra virgolette in Giappone. E però questo, mamma mia, Toretto arriva di nuovo lungo alla Degner 2. River sta arrivando su Sniper Samu, che lo vedo un pochettino in difficoltà, purtroppo il pilota della
della Red Bull, ha dato tutto l'ERS per non farsi prendere e non far prendere soprattutto il DRS da River Marathon, quindi è già un pochettino di strategia per il pilota Red Bull, che è arrivato molto lungo. Infatti prende l'uscita della Casio Triangle troppo larga e perde parecchio. Vediamo se River Tsunami andrà al sorpasso del pilota della casa austriaca, addirittura a passare sull'erba. Va all'interno River Tsunami, ancora prima della staccata di curva 1 si lancia dentro e va a prendere la quarta posizione. Vedremo anche il passo di Advance Apple rapportato a quello di Vampire, perché comunque Advance Apple, lo ricordiamo, ha fatto anche da wildcard, addirittura era andato a sostituire l'anno scorso, se non mi sbaglio, Luca D'Amico in McLaren, in Master League, quando c'è stato poi la rivoluzione del regolamento un po', che prevedeva di far anche, se non mi sbaglio, lui entrò col fit draft, Luca. Chi, scusami? In Advance. Oh mamma, no, Advance me lo ricordo, correva già nel 2015. No, ha fatto diversi anni, anni e rivieni. Mi pare di l'anno sì. L'anno scorso ha fatto la prima parte di stagione in sport. E poi a metà stagione col fit draft è andato in passato in master. Ah, in master, vero. Quindi è un buon banco di prova per riuscire a capire il passo di The Vampire con queste hard. Vediamo se riuscirà ad arrivare sul pilota della McLaren, oppure se il pilota della McLaren poi a un certo punto prenderà, che tutto sommato è abbastanza prevedibile. Vedremo quando riuscirà a guadagnare al buon Kaisermat e ad Advance Apple. Vedremo quando ci sarà il deterioramento delle gomme medie. Intanto Sniper Samu non si è distaccato da River Marathon, quindi continuano nella loro personale bagarre. In questo momento non c'è stato nessun tentativo di attacco, perché era un pochettino troppo distante il pilota della Red Bull. Dietro Ezio per il momento, che è in sesta posizione. Vediamo se si trova a suo agio con questa pista. Come detto, l'abbiamo già visto in Summer League e nelle varie social. Un pochettino di difficoltà a volte, però pian piano con la volontà e soprattutto l'allenamento si riesce ad arrivare anche a buoni livelli. Krikkonen, che forse ha fatto un errore perché è sprofondato in settima posizione, forse si è girato da qualche parte. Si era girato prima. Peccato per Christian Redaelli. Per il cielo adesso. In trazione. Ma allora ditelo. Sì. Ma allora ditelo. Non c'è il buon Hiroshi. No, pure Elena, se Cidata ha preso il muro, sempre alla seconda dello Snake. Peccato, dovrà percorrere un intero giro senza ala, perché proprio non c'è più ala e quindi dovrà andare ai box. Deve stare molto molto attenta, soprattutto qui. No, Toretto si è girato all'Epin, dove si era girato Krikkonen. Posso dire, ha resistito anche molto più di quello che in realtà aveva solo il danno all'anteriore. Non aveva il danno alla posteriore. No. Si è riaggiornato. Molto bene. Quindi purtroppo sì, è un punto abbastanza difficile l'Airpin, soprattutto in trazione. Abbiamo visto diversi testa coda purtroppo in quella posizione. Intanto Elena sta arrivando, sta passando la spuna adesso, quindi sta arrivando per andare poi a mettere forse Gommard, vedremo, e soprattutto a cambiare l'ala. Là davanti Advance Apple ha perso tantissimo nei confronti di The Vampire, è arrivato quasi a 5 secondi il distacco dal pilota della McLaren, che a sua volta tutto sommato rimane lì 3,9, 3,8, 4 secondi da Kaisermat, quindi molto molto costante anche sul passo gara il pilota della McLaren. E un Kaisermat che stasera sta gestendo e facendo vedere comunque un buon passo in confronto a quella che può essere la sessione che abbiamo fatto lunedì scorso e quello che aveva fatto vedere anche in Spagna. Quindi molto molto bene anche il pilota, che aveva ottenuto come la sua prima vittoria sul nostro forum proprio l'anno scorso, nell'ultima
nell'ultima gara della stagione di sport, quindi vedremo quest'anno come si presenterà. Potrebbe essere, poi magari lo riprenderemo anche domani sera, l'abbiamo anche un pochettino già detto, ma con questi nuovi Samu di nuovo con River, bandiera gialla. Non riesce ad arrivare. Oh, bandiera gialla, si è girato Ezio. No, è Advance. Si è girato Advance, sì. là davanti. Un peccato per il pilota della Ferrari. Questa sera investi Ferrari, perché era comunque tutto sommato 5 secondi. Mi pare si sia girato in trazione all'uscita dalla prima curva, Luca Advance. Credo l'uscita dalla prima curva, sì, da dove era piazzato, anche perché c'era bandiera gialla, si è visto che Sniper Samu è andato proprio a desistere nell'attacco, quindi c'è qualcosa che glielo impediva, ed era la bandiera gialla di Advance che si era girato pochi metri più avanti. Invece questa bandiera gialla è dettata dal doppiaggio di Liam Marr, dei tre piloti che abbiamo visto in questo momento in un terzetto, quindi si ravviva anche il Gran Premio dal punto di vista delle battaglie, e quindi vedremo cosa succederà nel rettifilo principale che sta venendo in questo momento sia di Vampire sia Kaisermatt percorrerlo. Intanto vedremo, ti rubo solo un attimino guardando la grafica per notare come i tempi di Vampire si stanno pian piano avvicinando a quelli di Kaisermatt, che mediamente nella prima parte di gara, i primi 6-7 giri, guadagnava più di mezzo secondo al giro. Negli ultimi due giri ha guadagnato solo un decimino al giro, e il trend si conferma in questo giro, ancora solo un decimino guadagnato, sintomo di come le gomme medie stanno iniziando a cedere un pochettino e le gomme hard stanno iniziando invece a fare il loro dovere. Sono gomme che si consumano molto poco, e quindi Vampire sta andando sempre più forte man mano che il carico di carburante cala giro dopo giro. E beh, questo sarà anche, diciamo, tema di quello che potrà fare, perché montare la hard, sì, è vero, all'inizio è difficile, però nulla gli toglie di andare anche magari a montare una soft nel finale. Vedremo cosa farà, ci lascia un po' questo dubbio che colgo la palla al balzo. Si era parlato prima degli sports, gli sports quest'anno saranno al 50%, sì, prima gara diciamo, conclusa proprio poco fa, tra l'altro in Bahrain, quindi ci hanno preceduto di qualche settimana, diciamo. Sì, una gara che io ho visto solo alla fine un pochettino, ha visto un 1-2 McLaren, quindi il signor Jarno Hopmir, vincitore dell'anno scorso di Mercedes, si è piazzato solo terzo, purtroppo prendo l'ultimo giro. Secondo all'ultimo giro, no. Mi sembrava di sì. Comunque ci sarà Blakely, Hopmir, e poi adesso non ricordo, vabbè, dai, l'altro della McLaren. Beh, mi ricorderò il nome. E mi sono fermato a Bianco Lilla, mi piace veramente come cognome, quindi che credo corra per la Aston Martin. Dicevo, Brandon Lee invece purtroppo ottavo sulla sua Ferrari. Tra l'altro, un attimo solo solo per dire che dopo 6 anni intanto sono riuscito a fare una gara al 50%, che inizia a essere una gara degna, e in primis si è vista subito una differenza, ovvero si sono visti i piloti che hanno cercato strategie diverse, perché sono piloti partiti con l'hard, andati più lunghi e poi sulla soft, e piloti che invece hanno fatto hard media o media hard. Sì, quindi almeno quello che potrà fare, almeno l'inventiva strategica. Certo, quello che potrà fare il buon di Vampire là davanti, ovvero vedere se montare una soft o una media nel secondo stint. Rigonen ha sorpassato Enzo. Sale in sesta posizione, quindi Rigonen a 9 secondi e 2 dal terzetto, in questo momento che si gioca la terza posizione, un terzetto che non si sta stuzzicando tantissimo, perché rimangono tutto sommato a mezzo secondo in questo momento River Marathon e a 7 decimi Sniper Samu. Va via Advance. No. Quando è stato agganciato non ha passo per andare via. Non vorrei che ci fosse qualche problemino, dal live timing risulta qualche danno per il pilota della Ferrari. Niente, nessun danno. L'ultimo passaggio è in 34.8 addirittura. Sì, magari forse che se sto gioco se ti giri e quindi porti un po' su
la temperatura delle gomme è molto difficile, la macchina inizia a scivolare per tutto, ed è molto difficile poi tenere un ritmo costante con quelle gomme. Ancora di più se eventualmente la pressione dei pneumatici è un po' più alta, quindi magari al minimo comunque è molto bassa, puoi provare a gestirla. Quando è un po' più alta e sei già al limite, è molto difficile rientrare. Sì. Devi proprio alzare il ritmo di 2-3 secondi per 2-3 giri e solo in caso riesci a far rientrare nel range ottimale di performance delle gomme i pneumatici. Diciamo che questo è dato dalle nuove gomme da 18 pollici, che essendo un pochettino più sottili sono un pochettino più sensibili a questo tipo di temperature, soprattutto se si fa uno spin. Là davanti rimane tutto sommato intatto il tesoretto. Sì? A proposito di là davanti, se è stato il primo giro precedente, è stato il primo giro in cui The Vampire ha guadagnato su casa. Molto bene, quindi iniziano a siamo arrivati quasi a metà gara, quindi iniziano tutto sommato a deteriorarsi le prestazioni della gomma media di Kaiser, ma infatti è un pochettino più segnata, soprattutto l'anteriore sinistra, si vede molto molto bene quanto sia segnata in questo momento la gomma media del pilota in panni Alfa Romeo. E The Vampire infatti in questo primo settore inizia a tirare giù un pochettino di decimi, è arrivato a 4,4 in questo momento il distacco che ha da Kaisermatt, che ricordiamo sul secondo stint sarà quasi sicuramente, se non certamente, gomma hard, e invece vedremo se cercherà di allungare un pochettino lo stint per andare su una gomma soft negli ultimi giri e sfruttare il minor carico di benzina per iniziare a fare un pochettino un passo un pochettino più veloce rispetto agli altri, oppure se magari si confermerà tutto sommato sulla strategia degli altri, ovviamente un pochettino più inversa, il pilota in vesti McLaren. Intanto Sniper Samu ha continuato mentre River è andato ai box, ha montato gomma hard e in questo momento a 2 secondi e 2 nei confronti di Advance Apple. Ricordiamo anche che quest'anno con queste mescole, quando si va ai box ci vuole almeno un giretto buono per mettere in temperatura, se non qualcosina in più, quindi l'undercut è molto molto difficile. Infatti va lungo qua la hairpin. Girato, no, Kaiser continua di Vampire, che ovviamente è su gomma dura. Vedremo quindi gomma hard anche per Kaisermatt in questo momento. Vai box anche Sniper Samu, proprio adesso è arrivato sulla linea che determina oddio, mi sono perso completamente, aspetta, mamma mia. Intanto anche box per Samu e Krikkonen. Il limite di velocità. Krikkonen anche box per lui. Ezio invece continua su questa gomma media, vediamo. Magari potrà tentare di fare un pochettino più di giri per montare una gomma soft anche lui su questa gomma media. Vediamo se andrà ai box magari al prossimo giro per avere una hard un pochettino più fresca. È anche vero che la hard, diciamo, regge un pochettino meglio l'usura, ecco, rispetto alle altre, ma vedremo cosa potrà fare il pilota numero 73 della Ferrari. Mi permetto di dire, la Ferrari è molto molto bella con questa colorazione, soprattutto con la scritta gialla, quella lì appoggio Vanzini. Se mi fanno una replica solo dell'ala, la vado a comprare assolutamente. Quel giallo dietro è proprio suo. Ma io aggiungerei, visto che non hanno un main sponsor da mettere su bala posteriore, perché esattamente, una volta era Marlboro. Ma è stata girata via Mar? Sì, alla sì. Degner, sempre Degner. Sì, Degner 2, non c'è a me specialmente non mi ha aiutato la visuale, perché lì ricordiamo il buon Gianfranco Mazzoni, Suzuka è l'unico circuito con conformazione ad 8 e si è girata proprio sotto al sottopassaggio, e quindi c'era la telecamera puntata sopra nel passaggio, nel rettifilo ovviamente che passa sopra alle due Degner, e non vedevo niente. Advance ha riaccelerato, intanto Ezio va in box,
Advance ha improvvisamente riaccelerato dopo la sosta, perché è scappato totalmente via dalla coppia Sniper Samu River Marathon, scavando credo 5 secondi e mezzo. Sì, 5-4. Sì. Intanto, magari su queste gomme che, con cui ancora, speriamo che non succeda più, non ha fatto testa coda, quindi tutto sommato si avvera la cosa che diceva prima il buon Ernesto. Dicevi, Luca? Dicevo, per avere dei parametri che nei test sono sempre molto importanti ed avere quindi delle indicazioni, nella gara di lunedì il passo di inizio gara, vai Ernesto, dimmi. Mi sembra che una Ferrari si sia girata al T1. Ezio. Allora. Sì. Era appena uscito dai box con Mafredda. Sì. Dicevo, per avere un paragone con la settimana scorsa, con lunedì, gomma media inizio gara 33 basso, piano piano verso il medio con un picco di 32 alto poco prima della sosta, mentre il passo con la gomma hard che ora sono andati a montare era di 32 medio fino a scendere a 32 netto, quindi circa un secondo più veloce. Con la gomma hard o con la gomma media? Gomma hard, seconda parte di gara. Gomma media, inizio gara, 33 medio, 33 basso. Ok, quindi tutto sommato quello che faceva il buon Kaisermatt all'inizio gara con la media. Sì. 33 medio, giro veloce in 33-1, il giro veloce di Shumi. Il giro proprio prima della sua sosta è stato un 32-8. Prima della sosta invece Kaiser 33-5. Migliore 33-1 al giro 9. Ok, quindi diciamo qualche mezzo secondino un pochettino più veloce il buon Shumi, qualche decimino sul passo se vogliamo. Vedremo che passo inizierà a andare a fare il buon Kaisermatt con questa gomma hard, quindi vedremo poi pian piano nel proseguio del GP. E in questo momento a 17 secondi e 3 dal leader attualmente della corsa, ovvero di Vampire, il quindicesimo giro, se dovesse fare una strategia tutto sommato uguale agli altri, ovvero montare le stesse mescole ma invertite, dovrebbe fermarsi in questi giri. Vedremo se tirerà avanti ancora per qualche giro. Quanto dura ancora le soft alla 50? 8 giri, 6-7. Ottimismo. Ottimismo. Perché alla 100 dopo il dodicesimo giro con la Kaiser parte in 32-9, il primo giro con la gomma un pochettino più calda. Scusami, è andato fortunatamente non è andato larghissimo da finire nella ghiaia, ma l'ultima dello Snake, il buon Team Vampire, è arrivato largo Vediamo subito in tempo reale da perdere. 16-8, secondo e due. Sì. Mamma mia, sì, è arrivato un pochettino largo, l'ho visto in diretta. Meno male che non gli si è girata, perché è andata a prendere poi il cordolo in esterno e soprattutto l'erba. È stato molto, molto bravo a parzializzare e a ritornare in pista. Quindi gli si sono sporcate un pochettino le gomme. Infatti, è arrivato anche lungo all'airpin in frenata. Già, e infatti, continua a perdere. Salti uno per Kaiser. La gomma ormai è in temperatura, funziona. Sì, ha fatto un primo giro su 33-2, giusto per riscaldarla bene, e poi sta andando giù. Vediamo se scende, non so se il secondo settore sarà altrettanto veloce. Fuxi alti 2. Ma come? Ha ritirato? Dove si è ritirato? Scusate. Vediamo subito. Penso dentro la corsia del box, che ho visto andare in box. Non c'è più il pallino. Sì, avrà sbagliato l'entrata in box. Oppure nell'accelerazione girando di più, perché devi tenere più angolo volante verso destra quando all'uscita della chicane. Non vorrei che abbia perso la macchina. No, era già. Allora, era già in corsia, perché era già uscita, quindi penso nella frenata sia arrivato lungo. La macchina andava dritta. Che peccato per di Vampire. Magari il signor Luconi ci saprà dire qualcosa in più. Purtroppo non sono riuscito a vederlo, no? Perché poi è scomparsa subito la macchina, quindi non.
Ah, quindi non c'è più il bug dell'anno scorso quando rischi andavi nella corsia del box. Rimaneva dentro la pista. Intanto andando a dare ancora analisi, secondo passaggio di Kaiser Ma 32,8, scende un altro decimino. E ha fatto di nuovo fucsia nel T1, quindi vediamo questo giro. La maescola dovrebbe essere un continuo miglioramento da qui alla fine. Vediamo quindi a questo punto cosa farà. Avevi detto 32 basso, giusto, che andavano a fare con la 32 basso da fino alla fine, gli ultimi 4-5 giri. Quindi vediamo cosa farà il buon Kaiser, Matteo Geraci. Per stare sul livello di Schumi adesso dovrebbe andare sul 32 medio, ma non ce la farà, perché sta girando in 41,5 nel settore centrale, mentre il suo migliore è 41,3 nel giro precedente, quindi andrà su un 33 netto. Ma non è facile. Non è facile già da solo, Magneti. Sì. Assolutamente no. Assolutamente no. Il motivo per la quale io utilizzo le prove libere è che mi imparo a stare da solo. Non sai mai che disgrazia soprattutto... può capitare. Ora qua una 50, sì, per carità, è comunque difficile, però diciamo 27 giri sono abbastanza pochi, ecco, quindi cioè, tutto sommato ci puoi stare. Una 100% tutta da sola, soprattutto qua a Suzuka, è stato veramente veramente molto difficile, ecco, quindi. Tanto di nuovo record al T1 per Kaisermatt. Trova sempre quindi più confidenza, sempre più sterzo, più la vettura si alleggerisce, più riesce a trovare la traiettoria migliore per le S, che poi vengono da sole perché sono tutte ritmo. Assolutamente, se ne sbagli una poi è un disastro, soprattutto con queste macchine qui con maggior velocità in curva. Se sbagli la prima dello Snake, poi ti porti via tutto quello che perdi da lì, e anzi aggiungi ancora più tempo perso, ecco, quindi vedremo. In questo momento sta girando molto molto bene. Ieri sera allo Snake mi divertivo a far girare la macchina sui cordi, perché la macchina girava tutti i modi, però era un continuo dati, alza il piede dall'acceleratore, gestire l'acceleratore, perché all'improvviso sì, ti parte. Però era divertente girarla anche forte, tanto giro veloce per caso. 32.872 il giro veloce, toglie qualche millesimo dal suo vecchio giro veloce, comunque continua a essere molto molto costante. Quando siamo arrivati al 19° giro dei 27 previsti, vediamo quanto gira Advance Apple, per avere un pochettino un raffronto tra i due. 33.1 in questo passaggio per il pilota della Ferrari. Dietro bandiera gialla, si è girata Elena, sì, si è girata di nuovo lì a Mar all'Airpin. Non credo ci siano danni, non riesco a vedere l'anteriore, no, niente danni, quindi solamente una testa coda innocuo per la pilota questa sera in la macchina in... Se guardate dall'esterno la macchina è conciata veramente male, quel sporco. Sì, quest'anno, come dicevo prima, si nota parecchio, soprattutto sul fondo. Soprattutto sul fondo si nota parecchio chi è andato nello sporco, diciamo, nella ghiaia. Quindi è un fattore grafico un pochettino in più rispetto alle passate stagioni. Io volevo approfittare invece intanto di questo momento di stanca per fare un po' di gossip. Aspetta che forse Kaiser ci regala un altro giro veloce e poi passiamo al gossip, perché ha tolto 139 millesimi al 2, 32,7 per e ha un paio di decimini dal ritmo di Fiorino e Schumi. Quindi niente male il Matteo Geraci questa sera. Come detto, lo ripeto, purtroppo in Spagna si era già visto che aveva un buon ritmo, poi lui nel dopogara aveva confermato che comunque in Spagna era la sua pista, diciamo, cavallo di battaglia, però tutto sommato anche a Suzuka non si sta comportando male, anzi si sta comportando veramente molto bene. Luca, prima del corsi vai. Una cosa ti interpello a te. Sì, ma la livrea della Ferrari sulla lettone posteriore dietro mica c'aveva scritta Velas? Sì. Oddio, credo di sì, perché è lo sponsor, non penso l'abbiano levato. Ma laterale dici o posteriore? No, dietro, posteriore, guarda. Sì, no, ce l'aveva. Allora, ce l'aveva sicuramente a inizio anno. Non penso che a Monza l'abbiano levata per il giallo.
anche perché è lo sponsor. A inizio anno, se non mi sbaglio, era anche davanti al posto della scritta Ferrari. No, no, davanti sono sicuri, no. Dietro credo sia rimasta, è sempre rimasta quella. Ok, la posso, vado bene la livrea. Vado a intuito, però credo ci fosse rimasta perché è lo sponsor. Ma veniamo al gossip, perché qua bisogna fare tanti auguri a un nostro ex pilota, ma non solo ex pilota, auguri, insomma, per quel che verrà. E non solo un ex pilota, anche un ex campione della sport. Poi non so, provate a che cosa potrei dire in questo caso, quale potrebbe essere la fonte del gossip? Eh? Quanto vecchio? Più piccolo di me. No, non di età, cioè quanto vecchio campione? Quanto vecchio? Una via di mezzo. La sport il primo anno si è corsa nel 2013, adesso siamo nel 2022. Ti lascio? No, un po' più avanti. No, ex pilota. E in questo gossip a me mi aiutano molto le storie Instagram, ecco perché. Lì sono caduto un attimo dal pero quando ho visto quella storia. Non ne ho idea. Allora, no, ne manca uno. Vabbè, a questo punto. Vabbè, ne manca uno. Perché ci siete andati vicino. Avete detto 16-17, mancava il 18. Interrogazione, Scrax. Ebbene sì, sta arrivando una nascitura in casa Scrax, quindi non solo non solo Formula 1, ma arrivano anche i pargoli. Gli ho detto, quindi dopo Ganu Scrax, dopo Ganu e dopo, se non vado errato, anche Ema Castiglio. Sì, è il terzo, citarli tutti. Il quarto dopo Alberto Alessi. Sì. Però Alberto dici, dai, siamo tra virgolette ancora sulla vecchia guardia, mentre qui è carne fresca, cioè Ema, Ganu è ancora vecchia guardia. Ma vecchio, Luca. No, infatti io stavo per dire proprio questo, che siamo vecchi. Mi ha fatto sentire vecchio perché ho detto porca miseria, me lo sto ricordando adesso che a Monza 2015 era venuto, che andava di Tramos, che era uno scriccioletto. 2015, vabbè, l'avevo conosciuto, lo prendo in squadra con me in mano, in pro. E adesso papà, ho detto, oddio santo, pressione sociale ovunque. Mi vuoi dire che adesso manca Sevo? Beh, qua dipende. Dipende dalle intenzioni. No, signor Lucconi, secondo lei... Credo che il signor Lucconi stia ridendo dietro al muto. No, ero concentrato. No, vecchia, secondo è andato a consultare il notaio. Molto bene. Molto bene. Ebbene, comunque bene, ci stiamo facendo vecchi. Tra l'altro, la cosa bella è che neanche a farla apposta. La maglietta che sto utilizzando adesso, aspetta, la faccio vedere in diretta perché. Eccoci qua. Questa maglietta qui, questa Monza 17, l'aveva presa proprio lui dal palco, la sparavano con le pistole, sono arrivate tutte a lui, era 20 cm più basso di me, dove andava lui arrivava la maglietta, ma fatto a lui, che ci devo fare, prenditela, è l'unica maglietta L che mi va, l'unica, è l'unica maglietta che mi fa sentire diversamente grasso. Molto bene, quindi dopo anche questo, ciao Italia, diciamo, che ci aiuta a entrare un pochino più nel periodo, perché comunque stiamo vivendo parecchie, diciamo, liete notizie dallo sport italiano. Peccato per oggi. Purtroppo, questo pomeriggio purtroppo c'è stata la sconfitta all'overtime della nostra nazionale di pallacanestro contro i cugini transalpini. È stato veramente un peccato. Stasera inizia la Coppa Davis, c'è un campione del mondo. No, già giocato, siamo 2-0 avanti. No, hanno finito già. Hanno finito già. Con la Croazia, allora. Ma perché è al meglio delle tre? Due singoli e un doppio? Sì. Due singoli e un doppio. Pensavo tre su cinque. Perché fanno praticamente in tre giorni il girone. Una settimana fanno il girone che sono quattro squadre, quindi devono giocare tutte uno contro l'altro. E poi dopo si va alle fasi
successive delle fasi finali, che esatto. Se non sbaglio è il vecchio sistema che su a meglio delle 5. Urca 1 32 422, Tyson inizia a scendere i tempi. Adesso guarda, vado a fare un ulteriore controllo con la gara di lunedì. Ha fatto due giri lenti per caricare le batterie, e poi ha fatto il giro veloce. Vado a vedere intanto, la gara di lunedì per vedere al 24esimo giro come giravano. Intanto scusate, Ikonen su River, è arrivato su River, quindi vediamo cosa farà il buon Christian Redaelli. Arriva la campagna. Un po' difficile a 130 euro, quindi, diciamo, passa indenne anche la staccata della Casio Triangle. Vediamo come esce dall'ultima curva per andare a spalancare poi la postazione mobile, ovvero DRS, va a passare un River che un pochettino ci ha provato. L'abbiamo visto anche guardare nello specchietto dall'onboard. Sì. Perché non si aspettava magari di essere un pochettino più vicino rispetto a Krikkonen. Tutto sommato passa il pilota questa sera in bestia Alpine e si prende la quarta posizione. Vediamo se in questi tre giri che mancano riuscirà poi ad andare a prendere Sniper Samu. Se riprende Sniper Samu, il passo per Krikkonen si rivela un pochettino più veloce e magari anche un pochettino di amarezza per il testa coda che aveva fatto nei primi giri. 32.400, toglie ancora qualche millesimo Kaiser Mattea Rotonda a 32.4 il giro veloce. Allora, ovviamente come sempre da prendere con le pinze, ma andiamo a fare ancora un confronto con la gara di lunedì. Al 24esimo giro, dal 22esimo la coppia di testa ha iniziato a girare sul 33.1 33.0, quindi in questo momento, volendo sovrapporre il passo, Kaiser mette a 4 decimi dal leader. Ricordiamo che comunque il meteo è lo stesso per tutti, ovvero si corre con sereno, però magari sai qualche grado di meno, c'è sempre da prendere. Limpido e preciso. Sì, limpido. Ah, limpido, molto bene. Quindi vediamo, comunque qualcosina magari ci può, al netto di tutte le variabili, ovviamente. E intanto Krikkonen è arrivato a 1.8, forse arriverà nell'ultimo giro su Sniper Samu, che in questo momento occupa il gradino più basso del podio. 33.2 per Sniper Samu, ha girato 1.34.5, sta girando con tutto il sorpasso 33.2 33.3, comunque anche un po' più secondo. Nance è girato River Tsunami, sì. O forse è andato solo un pochettino largo lì alla Dallo. Sì, alla Dallo. Sì, sì. 32. Girata Elena proprio davanti a. Di nuovo all'Erpin. Davanti a Krikkonen. Sì. Purtroppo l'Erpin è oggi un pochettino ottico per. Ma adesso ho guardato un po' Elena, ma Elena si gira in fazione. Si gira in percorrenza curva. In percorrenza di curva all'Erpin? Sì. Magari allora. Può essere un po' ballerino. Forse le sospensioni non tartate perfettamente. Allora questo. Anche punto il bilanciamento dell'ala può aiutare. Di solito già le ali posteriore leggero te lo porta, anteriore carico e posteriore scarico, quindi hai tanto sterzo per entrare in curva, sterzo che però non viene accompagnato dal posteriore che è troppo leggero e quindi scivola. Ora, se sei bravo a guidarlo o se ti piace come assetto avere questo posteriore che ti aiuta ad entrare e lo sai gestire, è positivo, altrimenti ti trovi a centro curva col posteriore che vuole andare via perché sei entrato dentro e il posteriore non entra con la stessa forza dell'anteriore. Assolutamente, quindi vabbè, l'importante è che a questo punto sia magari un problemino di setup che è facilmente risolvibile, quindi a questo punto gli basterebbe solamente risolvere un pochettino questa cosa qua per. È arrivato Krikkonen. Sì, ma ho visto anche Sniper Samu che è andato a lambire la ghiaia all'uscita della Degner 1. E quindi vediamo. Ultimo giro per Kaiser, intanto con la sua Alfa Romeo va a,
diciamo iniziare l'ultimo giro di una gara che l'ha visto quasi sempre in testa, se non quando è entrato ai box, e invece Dylan Byrd, che purtroppo si è ritirato in entrata box, è andato ad allungare, perché aveva messo le hard dall'inizio, è andato ad allungare lo stint. Quindi tutto sommato, quando poi è rientrato il buon Kaisermatt, ha fatto vedere di avere veramente un buon passo. Vediamo questo giro, toglie 283 millesimi dalla sua miglior prestazione, quindi attenzione al giro di nuovo di Kaisermatt, potrebbe essere tutto, Sì, attenzione invece, Krikkonen sta arrivando adesso in uscita dall'ultima curva, si piazza molto molto vicino alla Sniper Samu, che si fa tutto sulla destra per coprire l'interno col DRS, non riesce ad arrivare per tentare un attacco. Attenzione, diverse traiettorie, quasi incrocio di traiettorie tra Krikkonen e Sniper Samu. Vedremo se magari riuscirà a trovare un piccolo spiraglio per andare a prendersi la terza posizione. E là davanti invece anche a Van Seppel, comunque tutto sommato il passo era abbastanza stabile, ma non tanto quanto non tanto quello che fu Urca, 548 millesimi, sta andando per un 30, sta andando per un 31 medio, 32.6, ah, però 31.6 giro veloce per Kaisermatt, che ha accumulato più ERS possibile, infatti era quasi a metà e adesso invece ne ha solo il 20%. Quindi vince Kaisermatt questa gara del gruppo AC 50%, ultima per questa settimana e anche sul circuito di Suzuka. Vediamo, sta arrivando in questo momento Andrea Seppel, che si piazza in seconda posizione. Vediamo invece dietro Krikkonen. Sì, stanno arrivando adesso alla 130R, vediamo se si farà vedere. È molto vicino, si fa vedere in questo momento, staccato della casa triangolo all'esterno, tira una staccatona e riesce a passare nei confronti di Sniper Samu. Mamma mia, che peccato! Ha toccato troppo, ha preso troppo cordolo anteriore, interno, purtroppo. Ci ha provato, quindi, però per fortuna sì. È precision, però Krikkonen ha mostrato un passo decisamente superiore a quello di Samu. Assolutamente, assolutamente. Un peccato solamente, diciamo, il primo errore che poi è stato artefice di questa rimonta. Comunque ha fatto bene a provarci, tutto sommato era un attacco abbastanza lecito, perché l'entrata in staccata era, diciamo, le sue gomme anteriori erano molto al di là delle gomme posteriori di Sniper Samu, quindi tutto sommato era un attacco molto molto lecito. Signori, abbiamo finito anche questa gara, certezze ne abbiamo un pochettino di più, quindi sarà, diciamo, tutto materiale per la giornata di la serata di domani, quindi mi raccomando, seguiteci anche domani nel nostro salottino per la review di quella che è stata la settimana di pre-season. Ultimi commenti, Luca? Ma ultimi commenti, dovrebbero adesso vediamo se dalla regia riusciamo a prenderli, i primi tre dovrebbero arrivare anche in live. E dicevo, commenti, c'è ancora grande, si sgomita tanto tra quella striscia sottile di confine tra lo sport e la prime. Sono piloti non velocissimi, ma che sono lì tra la coda della sport e una buona, diciamo, alta classifica della prime, quindi bisognerà vedere anche da quel punto di vista. Io parlo, ecco, dei vari River, Krikkonen, Samu, sono lì secondo me, quindi sono i nodi che saranno da sciogliere nelle ultime gare. Ernesto? Non lo so, non ho sentito, stavo impegnato in un'altra cosa. Molto bene, no, niente, qualche commento su quello che abbiamo visto stasera. Abbiamo visto un bel passo di Kaiser, costante, pulito, non ha commesso nessun tipo di errore, mentre gli altri devono lavorare parecchio, soprattutto. Molto bene. Abbiamo Leopoldo che deve studiare meglio con la partenza, Liam Marr deve riuscire a trovare la convivenza con la vettura, Toretto è invalutabile se i problemi del volante hanno persistito poi anche dopo la partenza dalla gara, è tutto da vedere. Ezio l'ho visto più costante, era un pilota un po' più falloso, oggi l'ho visto più regolare.
È anche da dire che abbiamo avuto solamente Elena che ha preso i 3 secondi, e quindi tutto sommato anche a livello di penalità del gioco non siamo andati male su questa sessione. Questo ovviamente fa onore ai piloti che hanno corso questa sera. Intanto aspettiamo un po' che ci siano delle conferme sui primi tre, magari per sì, no, noi li aspettiamo, infatti ci siamo, sì, dovrebbe ancora arrivare fra poco. Ma arriva anche lei o lei se ne va? No, io sono qua per fare uno spoiler sulla prossima pista. Abbiamo l'annuncio. Abbiamo l'annuncio. Aspetta, sparo. Non lo dire. Il rullo di tamburi. Io dico. Ma io ti dico Cina. No. Sbagliata. Vabbè. Oh. Allora, considerando che Silverstone l'abbiamo già corsa in una social, quindi quella la leverei, non metterei tipo Monza, tutte queste qui. Ernesto dice Spa e io dico Spa anch'io. E invece è Silverstone. No. Buonanotte a tutti. Ma no. Ciao. Guarda Jacopo che fa pressing. Portimao. Speriamo che non ci sia neanche nei campionati. Ma guarda, io spero di sostituire Portimao a Baku. Ma immediatamente ci faccio il cambio. No, Baku non me la toccate, per cortesia. Se non, se non hanno sistemato quel bug, si elimina da sola. io personalmente, facciamo un po' di talk show. Io personalmente, nelle piste e nel sondaggio prestagione è stato messo quale pista vorresti non correre o non vorresti eliminare, io ho votato Monaco perché mi fa pena, purtroppo come circuito secondo me è inutile, perché non si possono fare sorpassi, non si può fare niente, quindi Monaco speriamo non ci sia. Mi duole perché Monaco è tipo a 100 km da casa mia, è un bellissimo stato, finché non faranno il nuovo quartiere per dare un pochettino di strade un pochettino più ampie e quindi per mettere un nuovo layout del circuito, fino a quel momento direi che è abbastanza inutile, si tiene perché è una buonissima vetrina a livello internazionale, sostanzialmente, quindi speriamo Monaco non ci sia. Le altre, Baku e tutte quelle, io le terrei sostanzialmente, perché lì almeno si sorpassa, ecco. Portimao no, Portimao tecnicamente è una pista di livello per me, livello tecnico è bella però a livello di feeling. Anzi, ecco, a livello di feeling secondo... allora Silverstone è una pista tecnica, ma dove il trenino secondo me si rischia più che a Portimao. Il trenino forever a Silverstone molto di più. Molto di più che a Portimao, perché se a Portimao comunque c'è la zona di una zona di RS, se non mi sbaglio, solamente nel... no, due zone di RS, poi da... dove? Da Cura, da fino al Tormentino c'è l'altra Portimao, zona di RS, sì, ce ne sono due. Poi puoi dare tranquillamente, cioè se sei ben assettato, ti trovi bene sulla pista, poi hai tutto i settori guidati che fanno abbastanza la differenza. Ma sono troppo veloci, sono molte curve quasi in pieno, è difficile fare una differenza molto marcata. Sì, però Silverstone è la tipica gara trenino, cioè se perdi il treno del pilota davanti col DRS sei finito, e ovviamente deve avere secondi, scende su 30 secondi se perdi il trenino davanti. È un disastro. Vabbè, sì. Comunque... pian piano mi darò malato, devo dire. Assolutamente, io chi l'ha scelta bisognerà che si faccia avanti, metta la faccia e dica l'ho scelta io, così almeno possiamo dirgliene di tutto. No, scherzo. Eccola, la vediamo anche, ecco, la copertina ufficiale Silverstone, la prossima tappa della pre-season, che poi in realtà a livello di testing è una pista molto richiesta, i team inglesi vanno tutti a Silverstone. Silverstone, Bahrain, tutte queste qua sono abbastanza tecniche e quindi fanno buon allenamento. In realtà abbiamo preso tre piste in cui si trovano quasi tutti i tipi di curva, quindi per allenamento è molto molto buona, per iniziare a prendere poi anche confidenza con la macchina.
tutto il resto dica. Abbiamo, vedo sia Kaiser che Samu, quindi direi che possono venire a farci compagnia. Attivate le webcam, signori, se no non vi vediamo, quindi fatevi vedere anche al nostro pubblico. Eccoli. Ci siamo, aspettiamo. Dov'è? Eccolo, è arrivato anche Kaiser. Allora, andiamo in ordine. Intanto io partirei da Kaiser, ne parlavamo prima. Il passo non era... Eccolo, perfetto. È arrivato Ale. Vabbè, ma allora stiamo in festa. C'è pure Gallians, sì. È un grande post gara. No, dicevo, parlavamo di Kaiser. Il passo non era male. Forse, diciamo, in media 3 decimi al giro da quello che hanno fatto vedere Fiorino e Sciumi lunedì scorso. Diciamo che cosa ho guardato ora i tempi della gara di lunedì, sono 5 secondi. Su 27 giri, 42 minuti e 13 secondi, io invece 42 e 18. Infatti ho preso le grafiche. Beh, considerando l'eventuale 3, 5 secondi sono qualcosa che è spalmato per 27 giri, è colmabile col trenino. Sì, sì. Quindi, diciamo, qualche indicazione c'è poi. Tutto da prendere con le pinze. Un ottimo ritmo, sono contento. Sono molto contento. Certo, mi sarebbe piaciuto girare insieme a quelli che hanno girato lunedì, i top. Vediamo un po' la settimana prossima se il fatto... Vuoi già la livella? È un po' di dissing. Vuoi già mettere la livella? Sì, voglio capire esattamente dove sono, esattamente. Ecco, quindi... Anche se so di essere lievemente dietro. Io ti posso solo dire, signor Kaiser, Matt, di farlo presente al buon Marco Luconi quando ti chiamerà in party, gli dici: senti, io volevo correre lunedì, che facciamo? Che vogliamo fare? Mi fa fare i confronti a distanza. No, ma molto semplicemente dici: a me fai correre lunedì, io non corro il campionato. Addirittura. Sì, è così, vedi come ti mette insieme agli altri. No, vabbè, dove mi vuole mettere mi mette, tanto alla fine i paragoni... No, non dico così, che è peggio. Certo, dico, mi dispiace che Vampir si è schiantato in pit lane, perché sarebbe stato un po' più divertente. E infatti ne parlavamo anche in diretta, il fatto che non era facile a volte girare da soli, che sei lì senza stimoli, senza niente, che devi fare il tuo passo, che la devi portare in fondo. È un po' davvero un test. La lobby allenamento che ho fatto in questi giorni identica. Sì. Quindi, praticamente è stata come quella. Perfetto. Comunque una pre-season, ecco perché. Sì, scusi, ma l'allenamento non lo fa con Gallians? Sì, Gallians mi abbia le lobby e se ne scappa. Ah no, pensavo fosse un dissing, dato che sei partito col dissing, volevo correre lunedì, pensavo fosse un dissing anche per il buon Gallians, a dire tutte le volte che mi alleno è così. Al massimo piacciono sempre lunedì sti qua, io non ci posso far niente, lui piacciono sempre il mercoledì o il giovedì, io cos'è che devo continuare a girare? Boh, sì, posso, però comunque... Per spezzare una lancia in favore di Vampire, che è purtroppo andato a sbattere in corsia box, anch'io ci sono andato molto vicino lunedì, non credo mi abbiate inquadrato, ma stavo per fare la stessa fine. Fortunatamente mi sono riuscito a salvare con un pochino più di esperienza, ma... Al pelo. Sì, al pelo, esatto. E io intanto facciamo così, passiamo anche a Samu per un commento su come è andata la serata. Avevi qualche metro di paragone stasera, qualche pilota che ti faceva da sticella, qualche riferimento? Prime, passo, no, River, ecco. Cree, quella zona lì. Che sensazione hai avuto? non posso dire nulla, cioè gara, per essere io gara perfetta. Poi ovviamente c'è qualcosa da migliorare, però vabbè. E diciamo che quando ho visto River entrare ai pit, ero abbastanza vicino, ero 4 decimi così. Ho detto, tanto esce con le gomme fredde, provo a fare un giro, infatti ho usato Airs, tutto quello che potevo usare. E sono entrato al giro dopo e poi infatti sono riuscito ad uscire di davanti. E l'ansia è salita quando poi verso la fine
è arrivato Kree, che è riuscito a superare River, che ne aveva palesemente di più sia di me che di lui. E però spero ovviamente di non averlo toccato. Penso di no, perché l'ingegnere qua mi ha detto che non l'ho toccato. Però insomma, diciamo che mentre Kaiser Maz si è fatto la gara col caffè in mano, io ero lì tutto... fai vedere la tazzina, Kaiser, fai vedere la tazzina. ovviamente il caffè, ovviamente il caffè è stato gentilmente offerto dalla Lavazza, e ricordiamo il sponsor dell'anno scorso, che purtroppo quest'anno non ci sarà. Non è detto. Sam, che è successo all'ultima curva? Voglio la radiocronaca. All'ultima curva dell'ultimo giro? Sì. Spiega tutto, sì, certo. Lì io ho usato l'ERS su tutto il rettilineo, sono arrivato a fine rettilineo senza ERS. Non so se Kree avesse ancora... No, eravate lì. Ok. E fatto sta che, vabbè, era ovvio che coprisse l'interno. Siamo arrivati lunghi tutti e due e... poi quando c'è stata la svolta verso sinistra, ripeto, non ho capito se l'ho toccato un po' io, ma qua l'ingegnere, che non so se posso dire il nome, ma qui Galians, lo so, e mi ha detto che è andato leggermente sull'erba, ma perché è arrivato lungo lui, e poi si è girato da solo. Poi non so se... Guarda, la visuale nostra non difficile da dire se c'è stato un contatto. Comunque lui era andato molto sul cordone interno, quindi potrebbe anche averla persa lì. Non lo so, spero ovviamente di non avergli fatto niente, perché diciamo che infatti la prima cosa che ho detto finita la gara è stata: spero di non aver fatto niente, perché è bellissimo arrivare sul podio, tutte queste cose qua, ma arrivarci col pensiero di dire mica magari gli ho fatto qualcosa che non va bene e... Il resto si farà in gara ufficiale. Disputa. In gara ufficiale te ne dovrai preoccupare. Va bene. Molto di più. No, comunque... sicuramente è meglio dell'ultima gara con questo fuoco al sicuro. Ovviamente, grazie, ovviamente. Allora, sentiamo... Comunque... C'è anche Advance comunque. Advance, ci sei? Lo vedo ma non lo sento. Aspetta. No, non sta parlando. No, forse non è al PC. Vediamo se riusciamo a eventualmente recuperarlo. E voi avete qualche curiosità al volo intanto per Kaiser o per Samu per quanto riguarda la gara di stasera? No, io vorrei sdoganare questa cosa. Vai. Si può tranquillamente dire il nome dell'ingegnere, eh? Non è che è un segreto di stato, okay. Anche perché si è palesato anche in chat, quindi è il buon non va Simone l'audio delle cuffie, lui. Sdem. Sì, è lui. It's me, Sdem. è stato lui, quindi vai tranquillo, puoi dirlo, a meno che ovviamente sì, no, diciamo che io ero partito all'inizio della gara che stavo già tremando come sempre, essendo le prime gare, queste cose, insomma, l'ansietà c'è, e diciamo che probabilmente se non ci fosse lui io mi trovavate alla fine della gara steso per terra. Se posso permettermi, con tutta ovviamente la simpatia che abbiamo per il buon Simone, che fa ovviamente la adesso è diventato regista, se per calmarti usi Simone, messo male, fidati, eh? No, sarei messo però... male se lo dovrebbe rimanere sveglio, altro che. Allora Advance, intanto ti facciamo la domanda che purtroppo ci dice Advance che non va l'audio delle cuffie, quindi ci risponde via chat. No, vabbè, domanda molto generica, sensazioni sulla gara di stasera, anche perché da quando ho capito dopo il rientro di Monza non eri preparato quanto in Spagna, infatti secondo me c'era un gap rispetto alla Spagna che si è visto stasera, quindi intanto ci spieghi un po' queste sensazioni, questa tematica. Detto questo... nel frattempo che aspettiamo la domanda di Advance, niente, se c'è altro che tra le curiosità Gallianzale, altrimenti magari posso chiedere a Sam con chi vorrebbe fare la prossima gara in pre-season, per quello che vale ovviamente, se magari vuole fare delle lotte, non lo so, se si è trovato bene qualcuno da prendere, se vuole con J-Sport. No, io
basta la Prime, tanto so che se entro lì, quindi che sia River, che siano altri anche di livello più bassi, va benissimo. Prime, Giovanni ci conferma che non ha fatto un giro, quindi cosa volete che vi dica? Beh, vabbè. Quindi abbiamo già capito che la gara di stasera è indicativa fino a un certo punto. Possiamo prendere più per buono quello che abbiamo visto a livello di passo gara in Spagna la settimana scorsa. Quindi direi qua andiamo sul sicuro. Niente, ragazzi, io a questo punto vi passo la palla perché siamo ormai in chiusura di questa sera e anche di questa settimana di gare, ma domani lo svegliamo il nome che io vorrei che prendesse questa cosa, quello che facciamo noi il giovedì / venerdì. Io vorrei che si chiamasse Controfit. Il Controfit. Un appuntamento. Mi sta per partire in automatico la pubblicità della preparazione H. No, ma non... È la prima che mi era venuta in mente. È niente. Vabbè, signore, allora siamo in conclusione. Abbiamo sentito i nostri primi tre classificati. Uno l'abbiamo visto, diciamo, da quello che ha detto in chat. Salutiamo il buon Matteo e lo mandiamo a dire al buon Marco che lui vuole correre coi più forti. Quindi buonasera. No. Non ho detto proprio questo, dai. Sì, ci sono le prove. Hai detto questo addirittura. Vabbè. Grazie mille anche a Samu e quindi ci vediamo magari settimana prossima, vedremo, perché adesso ovviamente lo staff ha uscito la pista su cui si correrà settimana prossima, ma c'è ancora da scoprire quali saranno i nomi per diciamo che prenderanno parte a questa terza settimana di pre-season. Io saluto il buon Ernesto che ha fatto tutti i suoi test del caso con il live timing. Buonasera Ernesto. Buonanotte a tutti. Grazie al signor Gallians che è arrivato, è stato breve ma intenso, quindi buonanotte anche a lei, ci vediamo domani. Io volevi dare il buongiorno. Sì, buonasera, buonanotte e buongiorno, siamo a posto. Ciao a tutti, dai, a domani. Molto bene, grazie a Luca Flaminio che ha diretto anche questa sera con le immagini la live. Grazie a voi, appuntamento la settimana prossima, lunedì, anzi per le gare. Appuntamento a domani, in realtà, ecco, ve lo ricordo. Domani alle 21:30, sempre qui. Di nuovo lo schema dei tempi del signor Gallians, vedremo anche... vedremo lo prepari? Succederà. Non so se faccio in tempo perché domani sono all'estero, non so quando torno, magari stanotte, comunque vediamo. Magari abbiamo soltanto tre gare, quindi magari posso farcela, dai. Dai Ale, che ce la intanto in conclusione, vai, la letta anche lei. Abbiamo allungato il brodo, mi sono avvicinato al PC perché non ci vedo bene ultimamente, ma il buon Diego J883, grazie per il follow, quindi continuano a supportarci la molto. Fa slam, il braccio entra di corsa con una novità, basta. Molto bene, molto bene. Siamo veramente in conclusione, quindi grazie ragazzi, a domani sera, mi raccomando sempre alle 21:30 con il recap di tutto quello che è stato questa settimana. Io vi do la buonanotte, a Nanna presto solo se Fit non è in live, ciao! Questa devi chiedere il copyright però, buonanotte! No, ce l'ho. Ce l'hai? Notte. Buonanotte!